La presidente della provincia di Arezzo, Silvia Cassai Martini, in visita al Valdichiana Outlet Village. Alla mostra Martini, che sensazione le ha dato? Ma un'idea geniale, mettere insieme il mondo della moda, quindi un'attrazione specifica e importante del nostro territorio, insieme all'arte, beh, è un'idea che è importante perché permette a tutti i cittadini che vengono qui a passare un piacevole pomeriggio tra i negozi anche di avere esperienze legate al mondo della cultura di ogni tipo. E poi il simbolo Martini, insomma, è famoso in tutto il mondo, ci racconta, tra l'altro, in questa mostra la storia attraverso la pubblicità nostra e delle generazioni precedenti. Quindi è anche un tuffo nel passato attraverso il mondo della pubblicità, che di solito creano poi immagini e ricordi importanti dentro ognuno di noi. Quindi un abbinamento sicuramente vincente. Uno dei punti di forza di questa struttura è proprio questo, quello di non essersi fermata a creare un centro commerciale, ma a creare un luogo di aggregazione accogliente per tutti, quindi dai bambini ai genitori, offrendo insieme anche l'opportunità di mostre, di spettacoli, di eventi, e in questo è un luogo particolarmente adatto anche in questo momento difficile legato al coronavirus. Un luogo di esperienza e di shopping. Qual è il suo rapporto con la moda, Silvia Cassai? Come donna non posso chiamare la moda, devo dire che da quando sono dentro al mondo dell'amministrazione in realtà sono molto sacrificato, il tempo non c'è più, però la voglia, essendo una donna, è sempre particolarmente viva, soprattutto perché noi in Toscana abbiamo i più grandi marchi che poi rendono importante il Made in Italy in tutto il mondo. Per noi davo per scontati, ma come sappiamo i più grandi stilisti sono italiani, molti grandi marchi sono anche appunto del nostro territorio, e quindi dobbiamo essere particolarmente orgogliosi di avere poi delle fonti proprio legate anche alla nostra provincia, ricordiamoci. La Presidente ha incontrato anche il direttore del centro, il dottor Riccardo Lucchetti. Abbiamo ascoltato tante idee, qualcosa andrà in porto magari? Ma magari, in questo momento storico più che mai la difficoltà è mettere insieme il mondo dei centri commerciali, quindi di grandi agglomerati, di grandi marchi, con le difficoltà che stanno vivendo le piccole attività commerciali legate ai centri storici, che invece sono nel declino, hanno più difficoltà legate proprio anche alla nascita di realtà come queste. Allora io credo che ci sia una sfida grande nei prossimi anni, che potrebbe essere accolta anche da imprenditori lungimiranti, quello di creare in ambienti naturali, quindi nei centri storici reali, che danno una fotografia della delle bellezze della nostra Toscana, una realtà commerciale magari coordinata che permetta anche di attrarre nei nostri centri grandi marchi con un'opportunità di creare un centro commerciale all'aperto in un ambiente reale, magari un modo per rilanciare la vendita al dettaglio e far concorrenza all'e-commerce che sta sempre di più spopolando e che in realtà poi rischia di creare grossi danni per quanto riguarda soprattutto il mondo dei lavoratori, perché ricordiamo qua dentro ci sono più di 800 dipendenti, quindi poi sono realtà che danno opportunità di lavoro a tantissimi nostri concittadini, quindi dobbiamo cercare di fare sinergia e cercare magari di ripensare un nuovo modo anche di mettere insieme il mondo dei centri commerciali dei grandi marchi all'interno dei centri storici. Sarebbe una grande sfida, ma potrebbe essere la soluzione per tutti quanti. Grazie. Grazie a voi.